Buon pomeriggio, benvenuti. Allora, apriamo la nostra pagina, consueta pagina di cronaca, ma con un occhio naturalmente, con tutti gli aggiornamenti che vi daremo su quanto sta accadendo a Bamako in Mali. Il blitz delle forze di sicurezza è tuttora in corso all'hotel Radisson e all'interno vi sono ancora i terroristi e vi sono ancora degli ostaggi. Ne parleremo. Allora, vi dicevo però la cronaca. La notizia con cui apriamo è quella dei sei fermi, sei fedelissimi di Totò Riina e Bernardo Provenzano, sono stati appunto fermati dai carabinieri di Palermo. Un colpo al cuore del mandamento di Corleone, che è il feudo di Cosa Nostra, e nell'inchiesta coordinata dalla DDA di Palermo è stato anche scoperto un tentativo, una programmazione. I mafiosi avevano in mente un attentato contro il ministro dell'interno Angelino Alfano. Allora sentiamo i dettagli. Un progetto di attentato ancora vago, tutto in embrione, contro il ministro dell'interno Alfano, colpevole agli occhi dei boss di aver inasprito il carcere duro. Un'idea che covava da alcuni mesi e che era andata avanti fino al punto di cercare un accordo con altre famiglie mafiose, fino al punto di iniziare a pensare alle armi. Un blitz dei carabinieri, operazione Grande Passo 3. Va a snidare i boss di Corleone, feudo storico di Riina e Provenzano, zoccolo duro di Cosa Nostra. Sei fermati, preso il presunto capo di Corleone, Rosario Lobue, considerato un seguace di Provenzano e della sua linea del basso profilo. Intercettati nel settembre di un anno fa, due degli arrestati parlano di fare fuori Alfano. Se c'è l'accordo lo eliminiamo, gli diamo una botta in testa, dicono. Chi l'ha portato qua? Con i voti degli amici, sono saliti grazie a noi, è andato a finire là con Berlusconi e ora si sono dimenticati tutti. Dalle galere dicono cose brutte su di lui, commentano i boss. Poi un riferimento a Kennedy, presidente degli Stati Uniti, ucciso nel 93. Se non si fanno piangere non si arriverà mai, falli piangere, dice un altro boss intercettato. Nella conferenza stampa il procuratore di Palermo Lovoi stempera l'allarme Alfano, parlare di progetto di attentato è eccessivo, potremmo chiamarlo uno sfogo, nel piano non c'è una data, una scadenza, un'imminenza e nemmeno un luogo, si parla di Roma come della Sicilia. Anche perché vi sono dei riferimenti abbastanza complessi relativi ad una possibilità di eseguire un attentato nel momento in cui al ministro Alfano fosse stata tolta ogni forma di protezione, il che evidentemente non è uno degli eventi che è prevedibile in questo momento, né credo che sia chiaramente imminente. Certo, spiega comunque il procuratore, Alfano è ritenuto dai boss uno dei responsabili dell'inasprimento del carcere duro. Già Totò Riina, intercettato 2 anni fa nel cortile del carcere durante l'ora d'aria, aveva espresso giudizi pesanti sul ministro dell'interno. E proprio su questo poco fa ha parlato il segretario della Lega Matteo Salvini, che ha detto solidarietà assoluta e doverosa a chi è minacciato dalla mafia, ha detto appunto Matteo Salvini interpellato sulle minacce ad Alfano. Non cambio tuttavia idea, ha aggiunto il leader leghista, sulla sua incapacità di gestire i problemi della sicurezza e della immigrazione. E adesso, prima di andare avanti, vediamo insieme le immagini, perché in questo momento, lo sapete, ne abbiamo parlato nel telegiornale, è in corso a Bruxelles, ecco, lo potete vedere, il vertice sulla sicurezza, naturalmente su un piano straordinario per la sicurezza all'indomani degli attentati di Parigi. Sono riuniti i ministri degli esteri di tutti i paesi e sta illustrando questo piano il ministro dell'interno francese Cazeneuve. Vi aggiorneremo e vi daremo conto anche di quanto sta appunto venendo fuori da questo vertice. E
su questo ancora, sugli attentati di Parigi ci sono delle ripercussioni naturalmente in tutta Europa che riguardano la paura, il senso di insicurezza che si registra un po' in tutta Europa, non soltanto in Francia, anche nel nostro paese. E ieri lo avete sentito, per tutto il giorno si sono rincorsi allarmi, c'è un po' il rischio psicosi, allarmi, falsi allarmi nelle metropolitane e in molti luoghi. In questa mattina a Roma il prefetto Gabrielli sta illustrando proprio in questi minuti mentre andiamo in onda il piano straordinario sulla sicurezza proprio in vista del Giubileo della Misericordia che si apre l'8 dicembre. Vi dicevo degli allarmi che ci sono stati ieri e anche questa mattina. L'allarme antiterrorismo a Roma solo questa mattina è già scattato due volte. Un medico dell'ospedale San Giovanni ha riferito di aver visto un uomo che imbracciava un fucile all'interno della struttura sanitaria e ha chiamato le forze di sicurezza. Ma si sarebbe trattato di un falso allarme. La polizia sta interrogando il medico che al momento sarebbe l'unico testimone. L'ospedale intanto è blindato. La polizia sta perquisendo gli edifici vicini come l'alloggio delle suore. Non è stata l'unica allerta alla presenza di un pacco sospetto affermato nuovamente alla metropolitana. La linea che arriva nei pressi di San Pietro oggi è rimasta ferma finché gli artificieri non hanno verificato che il pacco abbandonato vicino ai binari era in realtà una semplice scatola di cartone vuota ricoperta di alluminio. Già ieri i convogli avevano viaggiato a singhiozzo bloccati e ripartiti dopo tre allarmi per possibili ordigni esplosivi. 8 in tutto le segnalazioni di pericolo in città. Da lunedì parte il piano di sorveglianza speciale per Roma, previsto per un giubileo minacciato dall'ISIS. Con 2.000 uomini presenti ogni giorno nelle strade, pattuglie nelle periferie e rinforzi eccezionali per gli eventi religiosi. 3 aree di sorveglianza speciale intorno al Vaticano. Verranno protetti anche i mezzi pubblici, con pattuglie sugli autobus. Polizia ed esercito presidiano già da giorni l'area della Santa Sede. Per favore, niente porte blindate nella chiesa, niente, tutto aperto, si era raccomandato Papa Francesco, ma controlli sì, compreso l'accesso ai musei vaticani, perquisizioni personali e metal detector per chi vuole entrare. Ci sono anche cani antibomba che si erano visti di davanti a San Pietro solo per le esercitazioni dell'antiterrorismo, diventate ora una realtà quotidiana. Ma in queste ore c'è un'altra città sotto stretta sorveglianza, è Torino, che domani sarà teatro di importanti eventi considerati ad alto rischio, come il secondo concerto di Madonna al Pala Alpi Tour, presidiato in maniera massiccia dalle forze dell'ordine. Già ieri, alla prima serata show della cantante rock americana, i fan si sono messi in fila per affrontare i rigidi controlli di sicurezza che si sono svolti sia prima che durante il concerto. Domani a Torino è prevista anche la visita del premier Renzi alla Reggia Sabauda di Venaria per una conferenza sulla digitalizzazione in Italia e sempre domani nel capoluogo piemontese si giocherà la partita di calcio Juventus-Milano. Un banco di prova per le nuove misure di sicurezza adottate anche negli eventi sportivi. Controlli a tappeto a Milano dopo l'allarme lanciato dall'FBI su possibili attentati al Teatro La Scala, dove si prepara l'apertura della stagione musicale, e al Duomo, pattugliato e controllato da un imponente schieramento di sicurezza. Allora, ancora aggiornamenti. Il primo su Bruxelles, perché il Consiglio dell'Unione Europea ha concordato la stretta sui controlli sistematici e coordinati alle frontiere esterne dell'Europa anche per i cittadini UE, lo ha detto la presidenza lussemburghese del Consiglio dell'Unione Europea. E questo per quanto riguarda Bruxelles. Invece abbiamo visto il servizio su Roma, c'è anche qualche elemento emerso dalla conferenza stampa di prefetto e questore questa mattina, alcuni elementi. Tra pochi giorni, ha detto il questore di Roma, avremo un nuovo sistema di controllo su mezzi ATAC e su tutto il trasporto urbano, saremo presenti sugli autobus con le nostre pattuglie e poi da lunedì oltre 2.000 saranno, ha detto Gabrielli, le persone impegnate coinvolgendo tutte le forze dell'ordine. E poi c'è un momento di difficoltà anche che sta vivendo la comunità musulmana, che vuole dire non tutti i musulmani sono terroristi. Proprio su questo, per domani sono state organizzate più manifestazioni in più città, a Milano, ma quella nazionale a Roma.
Sì, pregheremo assolutamente contro il terrorismo, pregheremo anche e soprattutto a favore delle vittime, pregheremo per le loro famiglie. Sono proprio contrario con questa cosa qua, che continuano a paragonare l'ISIS all'Islam, perché sono due cose praticamente totalmente diverse. Not in my name, non è nel mio nome o in quello dell'Islam in cui credo, che hanno ucciso gli jihadisti. Oggi è il primo venerdì di preghiera dopo la strage di Parigi e in questa moschea di Milano molti ci dicono che pregheranno per le vittime degli attentati. All'indomani della strage di Parigi tanti musulmani erano scesi in piazza sotto la Torre Eiffel a fianco dei francesi. Domani le comunità islamiche italiane si chiameranno a raccolta a Roma e a Milano, ma anche in tante altre città da nord a sud. Già ieri ci sono state iniziative contro il terrorismo a Pisa, Lucca, Arezzo, Palermo. Quello che succede ci spaventa e crediamo che sia necessario oggi dare un messaggio di pace, un messaggio di convivenza, cercare di non additare tutti i musulmani come per i pericolosi terroristi o potenziali nemici. In Francia, in 2500 moschee, sarà letto un testo solenne di condanna di tutte le forme di violenza o di terrorismo, con l'eccezione della grande moschea di Parigi, dove il raduno è stato annullato per ragioni di sicurezza. In questa moschea a Milano pregano da 8 anni musulmani dall'Africa, America Latina, Medio Oriente. Il sermone è in italiano, così tutti lo possono capire. L'imam condanna in modo fermo i terroristi. Questo chi fa l'ISIS per noi non fa parte dell'Islam. L'Islam educa proprio il musulmano a rispettare, a accettare il prossimo. Le manifestazioni saranno tante per dare la possibilità di partecipare anche a chi non ha i mezzi per viaggiare, ma anche perché le comunità sono divise. A Roma, in piazza Santi Apostoli, all'appello lanciato dal parlamentare Khalid Shaouki, hanno risposto l'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, il Coreis, Comunità Religiosa Islamica Italiana, il centro culturale della moschea di Roma. Al loro fianco ci saranno alcuni parlamentari del PD e di SEL, esponenti del mondo della cultura, il leader della FIOM Maurizio Landini dal suo appoggio. Shaouki ha invitato in piazza Santi Apostoli anche il leader della Lega Nord Matteo Salvini. Veniamo adesso alla cronaca giudiziaria. Questa mattina nuova udienza a Bergamo del processo per l'omicidio di Yara Gambirasio. In aula, come sempre, anche questa mattina l'unico imputato, ed è un'udienza in cui è stata dedicata al passaggio chiave che ha incastrato il muratore di Mapello, la compatibilità del suo DNA con quello di Ignoto 1. C'è perfetta corrispondenza tra il DNA di Ignoto 1 e quello di Massimo Bussetti. È il risultato dell'analisi del professor Carlo Previderea, ascoltato oggi nel Tribunale di Bergamo. Siamo nella fase in cui la prova del DNA entra nel vivo e i consulenti tecnici della Procura raccontano davanti al giudice i passaggi che hanno portato a identificare il DNA trovato sugli slip e leggings di Yara Gambirasio con quello di Massimo Bussetti, unico imputato nel processo per omicidio. Mercoledì scorso erano stati sentiti gli esperti dell'Università di Tor Vergata di Roma, Giardina e Piccinini, che arrivarono a stabilire che Giuseppe Guarinoni, l'autista di Gorno, morto nel 1999, la cui salma fu riesumata apposta per le indagini, era il padre di Ignoto 1, con una percentuale del 99,99%. Oggi sul banco dei testimoni si è seduto il genetista forense dell'Università di Pavia, a capo dell'equipe che nel 2014 aveva trovato una madre alla traccia di Ignoto 1, Ester Arzuffi, trovata, ricorda, in aula tra le 532 donne che negli anni avevano lasciato Gorno, il paese di Guarinoni, e che subito dopo ha certificato la compatibilità tra il DNA del presunto killer e quella del muratore di Mapello. Il professore ha ricordato che esiste una possibilità di trovare lo stesso DNA in 330 milioni di miliardi di mondi popolati da 7 milioni di persone, numeri che, dice, statisticamente rendono l'identificazione praticamente certa, a fronte di un profilo di ottima qualità e che non avrebbe creato problemi di interpretazione ad alcun biologo. Dunque, per la scienza, Giuseppe Guarinoni ed Ester Arzuffi sono i genitori biologici di chi ha lasciato quella traccia genetica sui vestiti della vittima. E quando poi venne individuato Massimo Bussetti come figlio dell'Arzuffi, i carabinieri lo sottoposero a test del DNA, mascherato da un controllo stradale, e una volta accertata la compatibilità con Ignoto 1, lo arrestarono. La difesa invece vuole fare approfondimenti alla luce dei dati grezzi anche su tutte le tracce trovate sugli indumenti della ragazza. Chiede conto di quanti e quali kit siano stati usati per i test svolti finora e quante volte è stata ripetuta un'analisi, riservandosi, come già aveva detto la volta scorsa, di avere la possibilità di fare una perizia di parte. La settimana prossima sarà ascoltato il consulente tecnico della famiglia Gambirasio.
E allora, prima di chiudere, brevemente un ultimo aggiornamento che arriva da Bruxelles, dal vertice sulla sicurezza. I 28 hanno dato il via libera a un deciso rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen attraverso una modifica mirata del codice che regola lo spazio di libera circolazione dei cittadini. Naturalmente tutti gli aggiornamenti nel telegiornale questa sera. Adesso TG Cronaca è finito, c'è Tagadà con Tiziana Panella. Domani.